Bene, per il 2017 ci troviamo allo stand della Covim in compagnia di Antoine Dupy, il titolare della SEGI, una delle principali rivendite francesi con più sedi, ma questo ce lo dirà lui tra pochissimo. Nel frattempo, bentornato, perché tu non sei un volto nuovo, caro Antoine, bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di BendingTV.it. Buongiorno a tutti. E le saluto di Parigi, dove siamo sul stand di SEGI Covim, dove abbiamo quest'anno presentato tutte le nuove linee di prodotti, inoltre i prodotti Covim, anche i prodotti SEGI, che sono soprattutto a base di solubile, che sono del marchio Drink and Like. E quest'anno soprattutto vogliamo fare vedere al mercato la nuova linea di packaging che abbiamo lanciato sulle capsule compatibili Nespresso della linea Presso della Covim. Nel frattempo però facciamone vedere quando sono ancora chiuse, con uno scatolino molto elegante, tascabile e quindi in grado di poter essere inserito anche in un taschino una volta acquistato in tabaccheria o al supermercato o ovunque esso possa essere trovato. Allora, soprattutto quello che abbiamo visto sul mercato francese, che dopo di anni e anni, ogni anno a Natale o per il compleanno, oggi quello che succede è che c'è un mercato dell'Nespresso che è stato molto molto importante, e arriviamo a un livello di equipamento di macchine Nespresso negli uffici che veramente fa paura, nel senso che oggi pensiamo che sia quasi il 50% delle erogazioni fatte nelle imprese che scappano al gestore, nel senso che uno arriva all'ufficio, va nel suo ufficio e si fa la sua capsula Nespresso. Dunque, tutte queste macchine che sono offerte per Natale arrivano dagli uffici e l'equipamento degli uffici è terribile. Noi vogliamo aiutare il gestore a recuperare questa parte di mercato, dunque abbiamo lanciato questa linea, perché siamo arrivati a fare una capsula totalmente autoprotetta, e questa capsula che viene erogata nel fondo nell'alluminio e sopra dell'alluminio, come era fatta la capsula Nespresso, serve da fare un bel caffè, che è un vero caffè espresso italiano, e il cliente può arrivare nella sua società, passare davanti il distributore, mettere sia 3 euro, 3,50 euro, recuperare un prezzo migliore di quello che può avere su internet per trovare questo tipo di capsula, là nel suo ufficio prende le sue capsule e si fa il caffè nel suo ufficio. Fine serata riparte a casa, si può anche fermare, riprendere 10 capsule e portarle a casa. Così ritroviamo questi volumi che sono fatti nell'impresa, il gestore che fa il suo lavoro di andare a gestire queste macchine recupera un po' di questi caffè che sono erogati, e per il cliente alla fine ha un vero espresso italiano Covim, e questo anche non è qualcosa che non serve da niente. Beh, io direi che intanto la parte più importante è proprio qui, cioè il packaging. Tutto questo spazio ridottissimo riesce a contenere ben 10 capsule compatibili Nespresso, e poi appunto... Sì, abbiamo fatto la scelta di farlo così perché sì, lo possiamo fare anche come lo fa Nespresso, con un tubo molto lungo, ma questo non si può mettere in nessuna macchina. Certo. Che così si può mettere, si prende una o due spirale, si mette così, il fastening è molto bello e si può fare una vendita direttamente sul posto di vendita della macchina che è nell'impresa. E anche noi sulla Francia sappiamo che anche sulla IVA, la TVA come la chiamiamo noi in Francia, quando vendi un caffè dove c'è, devi recuperare, devi comprare la macchina, devi gestire il bicchiere,
la capsula, la palettina, il zucchero, hai una IVA del 10% perché è un prodotto finito. Che qua in più vai a vendere un caffè che non hai venduto la macchina, non sai neanche chi fa la pulizia di questa macchina, e tu vai a vendere solo il caffè e sei su una IVA del 5,5% invece del 10%. Guadagni su tutti i posti. È vero. E allora parliamo ora per un attimo di Seji, la tua società. Dove ha la sede centrale e dove, in che modo si sviluppa sul territorio? Allora, Seji è un caso particolare sul mercato francese, nel senso che non ci sia due società come Seji. Seji è una società che è nasciuta negli anni 70, abbiamo fatto il primo tè al limone per il vending, è stato fatto della Seji. Il nostro ADN è allegato al prodotto solubile. Facciamo solubile solo per il vending, perché ci sono particolarità di umidezza, di erogazione, di granulometria, tutto quello, e proprietà organoleptica, che sono particolari nel mercato del vending. Dunque, l'ADN di Seji, facciamo prodotti solubili da più di 40 anni oggi. Abbiamo la sede centrale nel sud della Francia perché il tempo è molto più bello, ma per lavorare abbiamo il deposito su Parigi. In questo deposito su Parigi abbiamo qualcosa come 400-450 bancali sempre in magazzino, per poter consegnare tutta la Francia, sia rivenditore che siano grandi gestore nazionale, e copriamo la Francia, la Belgica, il Lussemburgo e il Netherlands. Voi servite anche i consumatori finali? Sì, serviamo consumatori finali, no, questi sono i nostri clienti, i gestori. I nostri clienti sono sia il gestore, dove possiamo fare una consegna con il nostro deposito mescolate con tutta la linea dei prodotti, dunque questo automaticamente sono per gestore già di una certa altezza di volumi, e se no consegniamo anche rivenditore di nostri prodotti, e siamo agenti esclusivi per i nostri prodotti, nel senso che quando stai parlando con Seji è come se stessi parlando con industriali, ma multi industriali. È l'unica volta che vai a avere qualcuno che ti sa parlare di questo che c'è nell'interno della macchina, ma è di tutti i prodotti. Possiamo parlare di caffè, possiamo parlare di solubili, di paletti, di bicchieri, che siamo l'agente esclusivo della Vendor Plast per la Francia. Adesso vendiamo anche la Flow, perché automaticamente, come la Flow ha fusionato con Vendor Plast, siamo anche agente Flow. Abbiamo la linea Covim, che è il nostro cuore di prodotto, perché il caffè è il prodotto che viene venduto il più nelle macchine. Abbiamo dunque tutta la nostra linea di solubili con il tè, le soppe, le bibande gourmand, come si dice in Francia, il caffè vaniglia, caffè nocciola, tutto quello. Possiamo parlare anche di zucchero. Abbiamo una vista su tutto quello che c'è nell'interno della macchina, con una logistica interna che abbiamo la capacità di consegnare su tutta la Francia i paesi frontalè, come si dice? Sì, francofoni, no, anche perché le Netherlands parlano il flamand. Tutti i paesi che sono nei dintorni, ai confini, Olanda, Belgio, Lussemburgo. E anche in Spagna, sulla gamma di Rinkenlike adesso. Dunque, li possiamo consegnare entro 2 giorni, massimo 3 giorni, dal bancale al carico completo. Insomma, in bocca al lupo anche per il futuro. Noi ci siamo conosciuti nell'anno 2013 a un'edizione di Vend in Paris, anche abbastanza importante, prima che ci fosse questo piccolo decadimento per la rinascita di oggi. E a questo proposito, che te ne pare di questa edizione 2017? Sono tutti contentissimi. E tu? Guarda, veramente sono agreabilmente sorpreso, nel senso che abbiamo visto clienti. Per me quello che era importante era di vedere se il Vending Parigi da oggi era solo interessato per quelli che sono vicini e che vengono per curiosità. Noi abbiamo fatto un sforzo anche sui nostri clienti per dire: guarda, facciamo il Dia Vending 2017, vai a venire. Ah, non lo so, magari non lo so, fico. Devi venire assolutamente, perché abbiamo fatto un lavoro nell'interno per ritornare su una periodo di 3 giorni, non solo 2 giorni. Abbiamo fatto un sforzo per avere il nostro
padiglione di esposizione, non mescolato con il sandwich, per avere veramente i nostri clienti, per vedere tutto. Venite a vederli, perché sino se quest'anno non è un successo, magari si può morire definitivamente il Vending Parigi. E sono veramente bene sorpreso, nel senso che abbiamo avuto gente nel, per i tre giorni abbiamo avuto sempre gente dalla mattina alla sera, e questo che è stato molto agreabile per noi è che non era momenti dove non c'era niente da fare. Hai visto che abbiamo preso questo appuntamento per fare l'intervista. Diciamolo, sono venuto qui fra le 12 e le 13 volte per riuscire a intervistarlo, ma era sempre impegnato. Sì, e veramente questo è stato molto agradabile, nel senso che veramente abbiamo visto tanta gente dei confronti, tanta gente di tutta la Francia, clienti grandi come piccolini. Veramente è stato un momento agradabile per poter fare vedere i prodotti, per fare vedere le novità. E sai benissimo che il mercato ha cambiato tanto sugli anni passati, perché sono molti gruppi d'acquisti, sono società che hanno sono molto più grandi. Dunque questo che succede con i prezzi che si abbassano, non hai più la capacità di avere 3, 4, 5 commerciali su tutto il terreno. Dunque il cliente è molto difficile, ti dicono ma non ti vedo più, ma è certo, perché tu non hai più la capacità di decidere, e dunque come abbiamo prezzi molto bassi, non abbiamo la capacità di avere tanti gente sul mercato. È importante di avere salone come quello per poter vederci, per poter assaggiare il prodotto, per poter vedere come funziona. È un momento d'incontro, ma è un incontro anche agradabile, perché si può bere una coppa di champagne, ma è anche un momento molto importante professionalmente, perché è a questo momento dove si può vedere direttamente qual è il prodotto, quali sono le novità, qual è il modo di relazione, il trend, quello che si va a succedere sui 3, 4, 6 mesi dopo. Abbiamo visto la gente che abbiamo visto oggi, sì, dobbiamo andare a vederli tutti, è un lavoro di 3 mesi minimo viaggiando su tutta la Francia. Dunque si conferma il successo di questo vending, è sicuro che siamo qui nel 2017 e saremo qua nel 2019 è la data in cui si ripeterà questa manifestazione parigina Vending Paris. Nel frattempo restiamo con i piedi a terra, restiamo in questo 2017 che volge al termine. Saluta gli amici di vendingtv.it, perché io purtroppo devo ancora continuare, ho diverse altre interviste da andare a fare per documentare le novità presentate presso altri stand. Saluti a tutti e grazie di essere con noi a questa Vending Parigi 2017. Grazie Antoine, grazie per la preziosa collaborazione. Amici, non andate via. Ciao, grazie a tutti.